Ben trovati dalla redazione del TG60 per questo nuovo appuntamento con l'informazione su TVL che apriamo con il sommario, i principali argomenti che affronteremo in questa edizione. Domani mattina oltre 2.000 studenti delle superiori in provincia sono attesi dalla prima prova di maturità a un ritorno alla normalità anche per l'esame di Stato dopo gli anni segnati dall'emergenza Covid. Screening gratuiti contro il melanoma, l'iniziativa che venne impegnata l'ILT e Farcom, iniziativa in occasione dell'anniversario della morte del dottor Piperno, storico primario di radiologia dell'ospedale del Ceppo. Debutto positivo per la prima edizione di Birra in Sala, manifestazione brassicola promossa dagli operatori del centro storico di Pistoia, decine di locali che hanno aderito al percorso degustativo nel segno delle produzioni nazionali ed europee. E dunque domani primo giorno con gli esami di Stato, sono oltre 2.000 gli studenti che in provincia di Pistoia se la vedranno dunque con la maturità. Al via gli esami di maturità per oltre 2.200 studenti e studentesse della provincia di Pistoia, che mercoledì 22 giugno alle 8.30 siederanno sui banchi di scuola per la prima prova scritta, l'esame di italiano la cui traccia sarà predisposta su base nazionale. I candidati si troveranno di fronte 7 tracce scritte, tra cui scegliere, e 3 diverse tipologie di elaborato: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. Se la prima prova avrà carattere ministeriale e quindi uguale per tutte le scuole d'Italia, la seconda sarà diversa da classe a classe, poiché è formulata dalle commissioni sulla base del programma svolto. La materia d'esame però sarà uguale su scala nazionale a seconda della tipologia di istituto. Per il classico quest'anno sarà il latino, per lo scientifico la matematica. Quest'anno non ci sarà la tanto temuta terza prova e si passerà direttamente all'esame orale, che inizierà alcuni giorni dopo la conclusione degli iscritti. L'iniziale del cognome, da cui la commissione d'esame inizierà ad interrogare i candidati, sarà estratta a sorte e da lì si proseguirà in ordine alfabetico. Il colloquio si aprirà con l'analisi di un contenuto scelto dalla commissione, un testo, un documento, un problema, un oggetto. In provincia saranno 62 le commissioni di esame, per un totale di 124 classi coinvolte tra scuole statali e scuole paritarie. Si è svolto ieri un passaggio fondamentale nell'udienza preliminare del processo per la morte del giovane ciclista Michael Antonelli, il ragazzo originario di San Marino ed in forza alla società di Lamporecchio. Mastro Marco Sensi Nibali rimase coinvolto in una caduta di gruppo sulla montagna pistoiese durante la gara ciclistica Firenze-Viareggio del 2018. Le conseguenze dell'incidente furono gravissime, lo portarono 2 anni dopo, il 3 dicembre 2020, alla morte. Accusati di omicidio colposo sono l'allora presidente della società Aurora, organizzatrice della competizione, ed il direttore di gara. L'accusa nei loro confronti di non aver adottato adeguate misure di sicurezza tali da impedire la caduta nella scarpata. Nell'udienza di ieri sono state costituite le parti civili, la madre, il padre e il fratellino di Michael, ed è stata accolta dal giudice per udienza preliminare la richiesta delle parti civili di citare in giudizio come corresponsabili civilmente le due compagnie Lloyd's e Unipol SAI, con le quali i due imputati erano assicurati all'epoca dei fatti. Ed ora parliamo dei rincari della tariffa sui rifiuti, rincari che preoccupano Confesercenti. L'aumento che si è venuto a determinare della TARI purtroppo si inserisce in un contesto già particolarmente difficile per le imprese. Parliamo di aumenti dell'energia elettrica, parliamo di aumenti della benzina, parliamo di aumento delle materie prime. A lanciare l'allarme è Confesercenti Pistoia, che sottolinea come i rincari siano diventati ormai insostenibili per le aziende. Noi come associazione non vogliamo entrare nel merito di chi, come si è deciso di poi avallare quelli che sono stati i rincari stabiliti da Alia. Noi non ci interessa questo, anche le aziende, i cittadini sono stufi insomma di star dietro a chi ha votato contro, chi ha votato a favore. Qui c'è bisogno di una linea comune, quindi a livello amministrativo, anche da parte dei comuni, governare l'utenza significa avere una linea comune senza divisioni, perché questo va a scapito delle imprese e cittadini. E il problema sorge a monte, perché si parla delle discariche, degli inceneritori, però si dà mandato di realizzare questi interventi ai gestori, ma
In Toscana sembra che sia tutto bloccato da questo punto di vista qui. C'è una strategia comune? Dove si fanno le discariche? Che linee di indirizzo ci sono? Altrimenti rimane tutto bloccato e non si rimane altro che ad assistere ad aumenti, scaricando la colpa a volte addosso a uno, a volte addosso ad un altro. Sono altri gli aumenti, quelli relativi al Covid, come descritti dal bollettino regionale. In Toscana sono più 3.812 nuovi casi di positività al coronavirus, oltre 3.200 in più rispetto alla giornata di ieri. Tre i decessi. Ricoverati negli ospedali sono 285, numero in crescita di 19 casi, di cui 12 in terapia intensiva, anche qui aumento di 2. Sono stati oltre 15.800 i tamponi effettuati, più di 12.000, quasi 13.000 in più. Veniamo comunque dai numeri dei giorni precedenti del fine settimana e quindi fisiologicamente più bassi. Cresce però anche il tasso di positività, che sale al 24,1%, più 3,3 rispetto a ieri. Aumenta notevolmente anche il numero dei positivi in provincia di Pistoia, che sono 273. Nella nostra provincia non si registrano decessi. Ed ora parliamo di agricoltura, del grano tenero. Se ne è occupata la CIA Toscana Centro in un servizio di cui poi si parlerà in maniera più approfondita nella trasmissione di mercoledì sera, Agrinotizie. Innovazione, qualità e salute nella produzione di grano tenero, i risultati del progetto Pinfoid. E questo è il titolo dell'incontro organizzato da CIA, Agricoltori Italiani Toscana. Un servizio completo andrà in onda nella trasmissione Agrinotizie CIA Toscana Centro, in onda mercoledì alle ore 21 ed in replica giovedì alle ore 14.40. Come Proceva, come aziende, abbiamo partecipato a un progetto di filiera che all'interno c'è una misura che è rivolta, diciamo, proprio alla ricerca e allo sviluppo di innovazione. Questa ricerca e questo sviluppo riguarda la coltivazione di grani migliorati, diciamo, con prodotti naturali, che poi la farina, quindi poi il pane, biscotti e pasta sono destinati a dei malati affetti dal morbo di Crohn. Pregi non solo del grano ma anche della farina e anche della semola prodotti all'interno del progetto sono l'incremento di ferro e zinco negli alimenti prodotti da queste farine e semole, ma anche di composti nutraceutici come per esempio i composti fenolici, flavonoidi ed anche rutina. Sicuramente è una terapia associata, quindi dando questa tipologia di pasta e pane prodotte proprio all'interno di questo studio, che è stata molto ben tollerata. I pazienti che sono stati analizzati sono pazienti con delle malattie infiammatorie croniche, quindi complessi, e che erano stati sottoposti a degli interventi chirurgici, quindi pazienti sicuramente molto delicati, e poi il seguirli nel tempo ci permetterà poi di capire che tipo di effetto, al di là della tollerabilità di averli fatti star bene, quanto siamo riusciti con questa dieta in realtà particolare a ridurre anche la ripresa dell'infiammazione in questi pazienti. Restiamo in termini di attività di prevenzione con un'iniziativa portata avanti da LILT e Farcom. La LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e le farmacie comunali pistoiesi, in occasione della ricorrenza del quinto anniversario della morte del dottor Giancarlo Piperno, storico primario di radiologia dell'ospedale del Ceppo, hanno organizzato per il 22 giugno uno screening gratuito ai cittadini che non hanno mai effettuato visite di prevenzione oncologica dermatologica. È una campagna che ogni anno fa e che si è cara la pelle. Perché? Perché ogni anno ci si espone al sole senza avere particolari attenzioni. Per questo quest'anno abbiamo fatto una collaborazione con la Farcom che ci fornisce delle campioncini per l'esposizione al sole. È uno dei tumori più aggressivi per i giovani dai 30 ai 35 anni. Pensate che è il secondo tumore che aggredisce le persone, quindi è importante proprio che questo messaggio passi e passi forte. Prima di esporsi al sole, darsi una protezione almeno da 50
e poi evitare le ore più calde. E qui accanto cosa sta nascendo? Ci sarà l'ampliamento della struttura e tutto sarà dedicato al dottor Piperno, perché questa farà parte della fondazione Giancarlo Piperno e si sta ristrutturando gli ulteriori 500 metri quadri che sono adiacenti alla già presente struttura, che sono solo 200 metri quadri. Qua verranno altri 7 ambulatori che si occuperemo di prevenzione a tutto tondo, dalla primaria alla secondaria e anche alla terziaria, con una sala conferenze e altre cose che metteremo tutta a disposizione della città. Ed ora ritorniamo in centro a Pistoia con un'iniziativa che si è svolta domenica, tutta nel segno della cultura brassicola. L'estate del commercio pistoiese riparte con birre in sala. Gli esercenti del centro si sono uniti per far divertire la gente con una proposta di altissima qualità. Un percorso di degustazione a cielo aperto dedicato alle birre artigianali. Si riparte, 2 anni fermi, oggi si riparte sulla scia di vino in sala, che fu un format super vincente. Siamo riusciti a creare un evento dove sì, è vero che la birra o il vino sono l'attraente, però è un modo per far sì che il cliente riesca a girare in tutte le attività di somministrazione e giri comunque il centro. Quindi il sistema qual è? Una cassa centrale dove compri delle degustazioni. I locali del centro hanno aderito quasi tutti, quindi non sto a specificare i nomi, ma praticamente tutto il centro ha aderito. Ognuno mette a disposizione una spina grazie a Beer Gravity, un import-export che si è aperto a questa manifestazione, e assaggiando birre italiane e estere. Tutti i locali hanno aderito con piacere, con entusiasmo, c'è voglia di ripartire, c'è voglia di riabbracciare i clienti, respiriamo questa voglia di condividere dei momenti di anche un po' di spensieratezza. Birra in sala è un evento importante che fa ripartire dopo un lungo percorso di stop che è stato il Covid, quello che è la sala, quindi è un programma, è una famiglia, è un gruppo di locali e cercano di rendere una città operativa. Sono tantissimi locali da valorizzare, tantissimi locali storici, tantissime strutture, tantissimi eventi che fa Pistoia, e quindi per noi è un grossissimo obiettivo rendere questa città ancora più culturalmente strutturata per fare qualche cosa di buono. Termina così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo gli appuntamenti del pomeriggio su TVL alle 14.40, c'è Tra le righe, un libro alla settimana, rubrica appunto dedicata al mondo dei libri. Per gli appassionati di cucina da non perdere, 14.45 c'è Un posto a tavola con Azzurra, alle 17 spazio ad altri libri, quelli tutti dedicati al giallo e noir con Giallo Pistoia. Alle 17.50, sempre su questa linea, Acqua in bocca ma non troppo, rassegna culturale che viene portata avanti a Montecatini Terme, l'incontro con lo scrittore pistoiese di adozione Antonio Fusco. L'informazione tornerà poi alle 19 con il TG60. Arrivederci.